A me pare, prima di dare la parola ad Alfredo Cervi per una riflessione conclusiva, che un risultato l'abbiamo già ottenuto, di questo dobbiamo essere grati ai promotori di queste due giornate, ad Alfredo in modo particolare, e vale a dire non solo una conoscenza reciproca si è realizzata in questo pomeriggio. Voglio ricordare, siamo tutte le istituzioni e tutte le realtà hanno la pari dignità culturale. È anche vero però che non tutti hanno la stessa importanza nella realtà, ma proprio per questo credo che la presenza di istituzioni, di realtà importantissime come l'università, l'azienda sanitaria locale, ovviamente anche le istituzioni, in questo caso la provincia, le associazioni imprenditoriali e attorno e insieme l'associazionismo, la cooperazione sociale, le realtà che promuovono momenti così importanti come quelli che sono stati qui richiamati, già abbiano realizzato una conoscenza reciproca tra queste realtà, oggi un punto importante. Mi pare che siamo andati anche un pochettino oltre, mi è parso da questo punto di vista molto, molto significativo, ad esempio la sottolineatura dottoressa Giacchetti rispetto al post 18 anni, e quindi da qui ne derivava anche l'esigenza di conoscersi meglio, e la stessa sollecitazione che Elena Berni faceva sempre in riferimento all'università. E quindi credo che usciamo anche con il desiderio che insomma non aspettiamo momenti particolari per poi relazionarci in maniera più stringente nei prossimi tempi. Più in generale, però, ecco, più in generale, io credo, e questo impegno non posso assumermelo personalmente, perché come voi sapete, gli amministratori in carica hanno le ore contate, e questo in parte è un problema che crea qualche ansia, in parte è un problema che toglie le ansie. Dipende dai punti di vista. In ogni caso io assumo sicuramente l'impegno della provincia, al di là di chi saranno i responsabili nei prossimi anni, non solo a proseguire nell'affiancamento, nell'accompagnamento di questi percorsi, ma qui mi pare che ci sia qualcosa di molto più preciso, cioè rendere questo appuntamento che abbiamo sperimentato in questa giornata un appuntamento così, che si ripete nel tempo, e credo che Fausto Biliardi abbia sottolineato con particolare efficacia. Io do la parola ad Alfredo Cervi. Grazie, anch'io volevo ringraziare l'assessore Stecco di aver partecipato oggi a questo proficuo, credo, incontro e confronto tra diverse ottiche, come un po' era, diciamo, la filosofia dello spettacolo di ieri sera, promosso dall'Associazione Il Ponte insieme alla Cooperativa Olmo. È molto più facile pensare e basta con il nostro punto di vista. È più difficile costruire un confronto che tenga presente il punto di vista di molte, molte, molte teste. Io auspico che questo di quest'anno sia stato un inizio, appunto, di un percorso che andrà avanti. Io avevo fissato una data un pochino ottimistica di organizzare un secondo incontro per la giornata della disabilità, delle malattie intellettive, che si svolgerà a inizio ottobre. Vediamo se ci saranno le condizioni tempistiche per organizzare cose di questo tipo. In ogni caso, sicuramente credo di percepire che c'è la volontà di andare avanti in questo confronto e scambio di idee.
idee. Secondo me è venuto fuori da questo confronto oggi un discorso che riguarda tre punti particolari: il discorso del lavoro, il discorso creativo legato all'arte e il discorso del tempo libero. Per quanto riguarda il discorso del lavoro, mi ha fatto piacere che Tamanini abbia parlato del fatto che comunque è importante pensare a un progetto individuale delle persone che lavorano, e lo stesso discorso vale per l'aspetto creativo. Io stesso, come regista, da solo, nella mia ottica umanistica e artistica, faccio fatica a fare dei progetti che vadano bene a tutte le persone che vengono coinvolte, e mi farebbe molto piacere riuscire a confrontarmi. Ho già provato diverse volte con persone dell'ambito psicologico, però educatori. Il problema è sempre quello del tempo, si fa molta fatica a coordinarsi, a trovare il tempo anche al di fuori delle ore lavorative, vedersi, insomma, secondo me è un problema. Però secondo me, se c'è la volontà, si può superare anche questo problema, perché credo che ne valga la pena. Questa tematica che oggi abbiamo affrontato è un qualcosa che riguarda la pedagogia in generale, l'arte in generale e la situazione attuale, perché la crisi di oggi ci tocca tutti, tocca il mondo del lavoro, tocca il mondo dell'arte, il mondo della cultura, non so, il mondo della sanità sicuramente, il mondo dell'università, e quindi credo che cominciare a fare rete sia veramente fondamentale oggi per saltarci fuori tutti, se vogliamo dirlo in parole molto, molto brutali. Magari nascono bei progetti con delle belle idee, però non rispondente a quelli che poi sono gli obiettivi finali, che dovrebbero essere il benessere delle persone che partecipano. Concludo con il discorso del tempo libero, e volevo allacciarmi con il problema legato alla situazione sociale, che al di là del lavoro, i ragazzi diversamente abili, di qualsiasi tipo essi siano, il loro disagio, la caratteristica del loro disagio, c'è un problema secondo me anche istituzionale. E qual è? È il problema che mancano veramente spazi alla portata di ragazzi diversamente abili, io uso questo termine, ma possiamo chiamare disabili, possiamo chiamare come vogliamo, dove potersi trovare al di fuori del lavoro. E non tutte le persone sono portate per l'arte, non tutte le persone, diceva Elena Berni, sono portate per il teatro. Bisogna trovare delle forme per dare una possibilità ai ragazzi di potersi incontrare al di fuori del proprio ambito familiare, al di fuori del proprio ambito lavorativo e al di fuori del proprio ambito creativo. E questo problema, e poi concludo, implica anche il discorso del problema dei trasporti, che è un problema incredibile. Il discorso è veramente molto ampio, e quindi credo proprio che bisognerà andare avanti in questo discorso di confronto e di sviluppo anche con le istituzioni per affrontare queste tematiche. Quindi vi ringrazio, e se non c'è nessuno che vuole aggiungere qualcosa, chiuderei qua questo nostro bel incontro. Grazie a te.